L'ASL BAT è il top per quanto concerne l'innovazione tecnologica in oftalmologia. Infatti noi siamo onorati, grazie alla direzione strategica, di essere il secondo centro in Italia che è provvisto di arco sterile. L'arco sterile è una grossissima innovazione tecnologica che permette a tutti i pazienti che hanno maculopatia di essere operati immediatamente. Questa grossissima innovazione tecnologica, con il percorso fast track, permette di abbattere le liste d'attesa, che sicuramente in sanità sono qualcosa di eccezionale. Grazie. Per quanto riguarda la diagnosi della maculopatia, è molto importante avere a disposizione l'alta tecnologia. Nella nostra ASL abbiamo a disposizione una serie di macchinari, tra cui il più importante è sicuramente l'angio CT, che ci consente di effettuare una diagnosi precoce, effettuare una terapia precoce, ma soprattutto seguire il paziente nel follow-up e cercare di capire velocemente se ci sono dei cambiamenti e dei danni che magari da un punto di vista clinico non possono essere percepiti, mentre la macchina riesce a percepirli in maniera precoce e tempestivamente si può porre rimedio. L'ASL BAT in primo protagonista, insomma, rispetto alle nuove frontiere? Certo, noi siamo già stati protagonisti di una campagna a livello nazionale in cui c'erano pochi centri, 25 centri, e noi eravamo stati selezionati in Puglia come unico centro, poi è subentrata Lecce, per effettuare proprio una campagna di screening, e lo abbiamo effettuato analizzando circa 200 pazienti e ottenendo degli ottimi risultati da tutte le province. Quindi questo ci dà l'idea di come l'ASL BAT sia ben fornita di tecnologia, e bisogna utilizzarla e applicarla al paziente.